Si è celebrato oggi il 235° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. All'evento hanno partecipato le massime autorità civili, militari ed ecclesiastiche della provincia. Il comandante provinciale, colonnello Giancarlo Trotta, ha rivolto il proprio ringraziamento agli ospiti intervenuti e ai finanzieri che ogni giorno servono lo Stato con dedizione, senso del dovere e lealtà. Nel corso della cerimonia sono stati premiati alcuni militari in servizio presso il nucleo di polizia tributaria di Bergamo, le tenenze di Clusone e Orio al Serio, che si sono resi particolarmente meritevoli per la conclusione di indagini di rilievo in materia di frode fiscale, truffa, reati ambientali e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. Un encomio per attività svolte fuori dal servizio è stato consegnato ad un sovrintendente della tenenza di Sarnico e ad un appuntato del nucleo di polizia tributaria di Bergamo. Nell'occasione sono stati resi noti i risultati operativi conseguiti dalle Fiamme Gialle di Bergamo in questi primi mesi del 2009 nel contrasto all'evasione fiscale e nella lotta alla criminalità. Tra gennaio e maggio sono stati individuati e segnalati agli uffici competenti 84 tra evasori totali e paratotali, nei cui confronti si è proceduto al recupero a tassazione di circa 293 milioni di euro di elementi di reddito occultati al fisco e all'accertamento di violazioni all'IVA per oltre 58 milioni di euro. La Guardia di Finanza nella provincia di Bergamo ha inoltre scoperto 420 tra lavoratori in nero ed irregolari, di cui 14 immigrati clandestini. A seguito della contestazione di reati tributari sono stati eseguiti sequestri di beni finalizzati alla confisca per un valore complessivo di circa 240 milioni di euro.